Parliamo di una situazione in cui fortuna o sfortuna non c'entra proprio nulla. È importante stare attenti anche ai piccoli gesti, soprattutto in casa, e prevenire. Pensate che ogni anno dentro casa avvengono oltre 3 milioni di incidenti. Naturalmente le persone più colpite sono le donne, sono le casalinghe, le donne che lavorano in casa. Voglio dare il buongiorno alla dottoressa Federica Rossi Gasparrini, presidente dell'associazione Federcasalinghe. Benvenuta, dottoressa, che ci darà utili informazioni su come prevenire proprio gli infortuni in casa e come tutelare i diritti delle casalinghe. Allora, dottoressa, come sono tutelate le casalinghe contro gli infortuni domestici? È stata approvata una legge che è attiva dal 2001 e che invita le casalinghe, anzi è un obbligo, a iscriversi all'assicurazione INAIL obbligatoria con un costo molto contenuto di 12,91 euro. È chiaro che vicino a questo faremo una campagna informativa di prevenzione, però l'importante è assicurarsi contro i grandi rischi. Questa assicurazione, in caso di incidente che lasci un'invalidità permanente grave, dà un assegno mensile per tutta la vita, una rendita per tutta la vita, che arriva al massimo di 980 euro mese. Ecco, l'INAIL, per rendere ancora più efficace questa campagna informativa, ha realizzato un filmato che adesso vedremo insieme. Dottoressa, quali sono gli infortuni, gli incidenti che possiamo considerare tra i più rilevanti? Sicuramente cadute da scale, da sgabelli, scivolamenti. Il 70% delle richieste di indennizzo che arrivano al comitato INAIL Casalinghe riguarda proprio queste situazioni. Nella fretta si sale, si inciampa, non si sta attenti, bisogna avere scale sicure e poi non far mai le cose in fretta e pensare sempre che può accadere, non c'è niente come pensare prima per evitare un danno. Senta, dottoressa, quali sono i requisiti che devono avere le donne che, come lei diceva in apertura, obbligatoriamente devono assicurarsi? Da 18 a 65 anni, casalinghe a tempo pieno o casalinghi a tempo pieno, pensionate e pensionati. Ricordo che è obbligatoria, ma fino a quest'anno senza sanzioni, perché non avevamo voluto, è una legge di cultura, doveva essere accettata, però dall'anno 21 ci saranno sanzioni già previste dalla legge, che è il pagamento retroattivo. Ecco, il termine ultimo per stipulare l'assicurazione? 31 gennaio, tuttavia vorrei dire che se una persona vuole pagare o può o si dimentica, qualsiasi cosa, il 5 di febbraio, il 10 febbraio, la fine di febbraio può farlo, solo che perde un diritto pregresso di essere assicurata nel periodo in cui non aveva pagato. Certo. Fino al 31 gennaio sono anche assicurate precedentemente, dal 1 gennaio. Dopo sono assicurate dal momento in cui avviene il versamento imposta. E allora, per avere maggiori informazioni, a chi ci si può rivolgere? Abbiamo un numero verde che è 803-888 oppure il sito www.inail.it. E alle associazioni di casalinghe, tra cui chiaramente Federcasalinghe, che è a disposizione. Grazie mille, dottoressa.